Devo chiamare papà. No, a gusti troppo semplici, hamburger, souvlaki, no. Ci vuole una cena esotica, devo usare erbe e spezie. Eleni è una grande esperta di erbe e spezie. Non sono un incapace, ma vorrei preparargli qualcosa che non gli faccia venire una bella ulcera. Signor Spalding, ha dimenticato le chiavi? Oh, sì? Ho aspettato che lui se ne andasse via. Come hai detto, scusa? Quel ragazzo, quell'uomo. Oh, scusa cara, ma se sei qui per vendermi dei biscotti o... No. Beh, qualunque cosa tu voglia vendermi, ti conviene tornare più tardi, ora devo andare in banca. Non le devo vendere niente. Oh, beh... Sa se Harley è in casa? Sono io, eccomi qui. Come sei carina. Sei molto bella. Ti ringrazio. Ci conosciamo? Ecco, io sono Susan. E sono tua figlia. Ti prego di scusarmi. Chi hai detto che sei? Sono tua figlia, Susan LeMay. Mi hai data in adozione, ricordi? Ma certo che me lo ricordo. Non passa giorno che non pensi alla mia bambina, ma... Scusami, che vederti qui io... Mio Dio, non riesco a credere che tu sia qui. Lo so, anche a me sembra incredibile. Tu sei mia madre. E tu sei mia figlia. La mia bambina. Come sei cresciuta. E sei così bella. Cavolo, e adesso... Adesso sei qui con me. Oddio, io come hai fatto a trovarmi? Perché mi hai cercata, dimmi? Mia madre adottiva, mi ha detto tutto quanto di te poco prima di ammalarsi. Mi ha detto che eri molto carina e che abitavi qui a Springfield. Ho fatto fatica, trovarti non è stato facile. Già, mio marito e io ci siamo appena trasferiti in questa casa, ma scusami, hai detto che tua madre stava male, spero che si sia ripresa adesso. Mia madre è appena morta, ecco perché sono qui. Susan, mi dispiace davvero tanto per la tua mamma. Io, anch'io ho perso mia madre e so che cosa si prova. Sapevo che avrei fatto bene venendo a cercarti. Sono proprio contenta che tu lo abbia fatto, davvero. Oddio, mi sembra impossibile che tu sia qui. Ma che razza di madre sono? Tu starai morendo di fame. Ti preparo qualcosa, posso cucinarti quello che vuoi. Oppure possiamo ordinare fuori. Sono una pessima cuoca, è bene che ti avverta. Non ho voglia di niente, davvero. Eccetto poter stare con te. Oh, beh, io sono qui e non vado da nessuna parte. Sai, mia madre ti ha descritta proprio così. Carina. Oh. Sai, tesoro, io mi ricordo di tua madre. E piaceva anche a me. Mi rincresce che ora sia... Già, anch'io non riesco a crederci. Insomma... Litigavamo come fanno tutti, ma era fantastica. E poi non c'era niente di cui non parlassimo insieme. Caspita, è una bella fortuna. Quando la mamma ha capito che ormai stava morendo, ha iniziato a raccontarmi tutto di te. Mi ha detto che mi volevi così bene da affidarmi a lei. Io dovevo conoscerti. Così ho preso il pullman e... Eccomi qua. Sono così contenta che tu sia venuta e che poi sia riuscita a trovarmi. È stato un miracolo. Mi manca la mamma. Mi manca talmente tanto. Beh, tesoro, che cosa mi dici del tuo papà? Lui sa che sei venuta a trovarmi. Susan non è stata una buona idea. Sarà preoccupatissimo. Dammi il vostro numero di casa, così lo chiamo per avvertirlo che stai bene. No, tu non puoi chiamarlo. Perché no? A lui non interessa più niente di me. Sarà contento che io me ne sia andata.
No, no, sono sicura che non lo pensa davvero. Mi ricordo che tuo padre ti voleva tanto bene. Me ne voleva molto tempo fa. È cambiato dopo la morte della mamma. Forse non si è sentito più in grado di accudirmi da solo, di avermi sempre tra i piedi. Ha persino ammesso liberamente che era stata la mamma a volermi adottare a tutti i costi, non lui. No, no, tesoro, forse hai capito male. Tuo padre ti vuole senz'altro molto bene e sono sicura che se lo ha detto è perché stava soffrendo. Capita di dire cose che non si pensano quando si soffre. No, ti garantisco che è davvero cambiato. Ha iniziato a bere tanto e spesso si arrabbia con me per le cose più sciocche. Ormai comincio ad aver paura di mio padre. Per favore, non chiamarlo, Harley. Ti prego, non voglio tornare a